grande festa per la nonna che arriva a sorpresa all'uscita della scuola, sì, e va a trovare le piccole, sì, dalla Germania. Dalla Germania. Anche lei appartiene a un altro circo, momentaneo. E... Quindi anche lei vive in un circo? Sì, sì, sì. E tutti abbiamo casa, però noi calcoliamo la nostra casa, la roulotte. La roulotte. Perché questo... a casa ci stiamo pochissimo. Perché voi avete anche delle case ferme, sì, come le, sì, chiamate, quelle fisse, ferme? Casa. Casa, ok. Normalmente casa. Casa. E adesso invece entriamo allora in, una, in quella che voi considerate davvero la vostra casa. Sì, sì, perché praticamente ci stiamo 11 mesi all'anno, eh. A volte anche un pochino di più. Anche, quindi tutto, sì, tutto, sì, l'anno? Sì. Tutto l'anno, a casa si va solo per cambio degli abiti. E poi magari parliamo, sì, dedichiamo proprio un po' una, sì, una fetta della nostra chiacchierata alla casa. Intanto entriamo però, perché Antonio dovrebbe essere pronto a esaudire il suo sogno, Antonio? Vediamo se riesce a sentirci. Forse, forse c'è qualche problema con l'audio e quindi noi ti vediamo. Arianna, ci senti? Eccomi, eccoti, qua. Eccoti. Allora, scusami un attimo, mi ero preso dai leoni che sono appena entrati in scena, sono passati a 3 metri dalla, da me. Insomma. Ah, non c'era allora, un problema audio? Finalmente c'è il problema audio è che tu sei rimasto sogno. Senza Entrerò parole. In una casa dei Circensi, una casa sulle ruote, la cosiddetta casa mobile. Come vedrete insieme... Insieme a me, amici e amiche a casa, è una casa grandissima, altro che camper. Però bisogna rispettare le regole della casa, come si fa sempre. E la prima regola è questa, cioè togliersi le scarpe. Ghisi l'ha detto con te. Nella casa Casartelli, di Brian e Kinneret Casartelli, si entra senza scarpe. Ecco qua. Stiamo entrando. Si apre, si entra di qua. Ci sono 3 scalini. Ecco qua, buonasera. Buonasera, aspetta buonasera. Che non ti hanno sentito, aspetta, ripeti. Aspetta. Ciao Antonio, benvenuto nella mia casa. Grazie. Ciao grazie a tutti, Michelle. Benvenuto, grazie per averci aperto le porte di casa vostra, ciao. 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 Allora, buonasera, grazie veramente, buonasera. Brian, Kinneret, Elio, Michelle, Isabel e Lilian. C'è un altro, c'è anche un altro. Come si chiama? Come microfono, ti chiami? Dai, chiedi microfono. Come ti chiami? Come ti chiami tu? Oh, parla. Fabio Tadatelli. Come l'ha sentito? Come ti chiami? Ma più forte, non ti Più forte, più forte, facciamo sentire anche... Gabriel Casartelli, più alto. Ha detto Gabriel Casartelli. Arianna ha detto Gabriel Casartelli. Sì. Quindi benvenuto, Gabriel. Lui è l'annunciatore, vedi, gira sempre col microfono. Ah, è l'annunciatore. L'annunciatore. Allora di, guarda, visto che sei l'annunciatore, fatti dare il microfono dal nonno, credo sia il nonno, allora di, guarda nella camera, guarda lì, Gabriel, di Gabriel, guarda nella camera e dici buonasera e benvenuti al romanzo familiare, vai. Non parla. Dai, dai. Vai. Benvenuti al romanzo familiare, vai Gabriel. No, no, vai. È muto lì. È piccolo. È piccolo, qui c'è anche Zia Ghisi che dice ma è piccolino. Quanti anni ha? Tre. Tre. E beh, Antonio, dai. 3 anni. È un po' piccolino. La chiacchiera, ma suo modo. Però certo, come vuole lui. Sì, chiacchiera. Adesso... Poi si vergogna, si Ma intanto, Antonio, è perché emozionato. Bisogna togliersi le scarpe quando si entra nella loro casa? Perché bisogna togliere le scarpe? Perché questo è un camper, direi è un camperone, nel senso che a vederlo, poi più avanti ve lo faremo vedere bene bene. Adesso dobbiamo tenerci stretti, sentire Kinneret e Brian, perché come sapete, come avete visto giovedì scorso, loro lo spettacolo devono andare a fare. E quindi adesso, poi perché bisogna togliersi le scarpe, Kinneret? Microfono, prendi il microfono. Per la moquette, perché a terra abbiamo una moquette che non si può togliere, dunque per un fatto di igiene, ecco. Una regola che nessuno deve trasgredire, vero? No, assolutamente. Nonni compresi, sì. E a proposito di nonni compresi, noi abbiamo visto il filmato con tua mamma, giusto? Sì, sì, tua con mamma. Mia mamma. Come si chiama tua mamma? Belita. Belita. Ci ha detto che è da ottobre che non vedeva le sue nipotine, cioè le vostre figlie. Sì. Sì. Però è venuta qui a Roma per un motivo speciale, vero? Sì. Qual è la... Vuoi dirlo tu per quale motivo è venuta la nonna qui a Roma? Qual è, Isabella, il motivo? Che la mamma e papà
Perché la mamma e papà sono andati 2 giorni in vacanza. Sì, ma non c'è anche un altro motivo che riguarda te? Domani che cos'è domani? Domani che giorno domani è? Domani è il mio compleanno. Ah, auguri! È quello di mia zia Ghisi. Ah, quella anche della zia Ghisi, tutte e due? Guarda che la zia Ghisi voleva mantenere il segreto, invece, beh, non si fa di solito, però un applauso, dai, non diciamo proprio auguri, però alla zia Ghisi e Isabel che domani compiono gli anni. Quindi siete vicine, vicine. Abbiamo 4 compleanni, uno dietro l'altro. Giorni di festa da quelle parti saranno. Sì. E Brian e Kinneret hanno dei giorni di vacanza, hanno preso Antonio? Infatti ho scoperto, Kinneret, avete anche le vacanze, chi vuole parlare, Brian o Kinneret? Brian. Beh, non è una vera vacanza, erano lunedì e martedì, visto che non si lavora, ne abbiamo approfittato che c'era il festival di Monte Carlo. E quindi siamo andati a vedere a prendere un caffè a Monte Carlo, no, a vedere uno spettacolo, un bello spettacolo. Ma la festa, io sono interessato, incuriosito anche dalla festa di domani. Facciamo una grande festa, Isabel. Chi viene alla tua festa? Chi verrà? Allora, vengono i miei compagni di scuola. Quelli di Roma? Sì. Perché gli amici e le amiche a casa che non hanno visto la puntata di giovedì scorso non sanno che tu vai a scuola a Roma, che voi tre andate nelle scuole delle città dove visitate, dove vi fermate col circo, è vero? Sì, è quindi vero. Verranno tutti alla tua festa? Non proprio tutti, perché hanno degli impegni. Tieni fermo il microfono, sennò quelli che ti sentono a casa non sentono bene. Vabbè, però quelli che vengono, un grande festa. E che cosa state preparando, Kinneret, per festeggiare il compleanno di Isabel? Beh, sicuramente una grande torta, sicuramente. Poi loro faranno dei giochi, lei con i suoi compagni, con i suoi cugini, perché poi comunque sono invitati anche tutti gli artisti del circo, i familiari. Sarà una grande festa. Quindi la grande attività frenetica del circo non vi impedisce di festeggiare, come tutte le altre famiglie, un avvenimento importante come... Assolutamente sì. E voi dite sì, però non è scontato, perché vi osserva dall'esterno, uno si chiede sempre, ma come vivranno i circensi? Che vita fanno familiare? E non sono cose scontate per chi è abituato a vedervi solo in scena, no? Certo, no, come una vita normale di qualsiasi altra persona, anche di gente, non di circo. Sì, infatti lo vedo. E, tra l'altro voi tra un po' dovete, Brian, andare a fare lo spettacolo, tra un po'. Cioè, ma manca ancora un po' di tempo. C'è una cosa curiosa che mi è arrivata, una vocina, ogni tanto mi arrivano le vocine, ci è arrivata a noi della redazione di Romanzo Familiare, che riguarda le foche, è vero? Che stasera... Hanno voglia di fare lo spettacolo? Come funziona? No, stasera hanno già lavorato. Hanno già lavorato. E quante hanno lavorato? 3 hanno lavorato. Una ha deciso di non lavorare e quindi non lavora. Raccontaci questa cosa delle foche. No, è molto semplice. Noi non usiamo maltrattare o forzare gli animali. Se l'animale, soprattutto animali come le foche, che sono molto difficili da capire, quindi il loro allenatore li capisce molto bene. È molto semplice, non ha voglia di lavorare e non lavora. Per fortuna sono 4 e quindi si riescono a rimpiazzare. E quindi avete capito, se le foche una sera non vogliono, non lavorano, si rimpiazza con un altro numero. Adesso, prima che voi andate a fare i vostri numeri, allora vediamoci un bel filmatino insieme sull'allenamento delle vostre bambine, Isabel, Michelle e Lilian. Dana, lei è mia mamma, non so se la conosci. Sì, ci siamo già visti, eh? Dai, provate bene, eh? Date a rete i vostri maestri. Dai, no! Prima date con loro. Davide, vedete la donna questa cucciola che portate? Ci misca di quel basino. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, aspetta, Isabel, aspetta. Michelle, punte, Lili. 4, 5, 6, 7. 1, 2, più forte, sala. 4, 6, 7. Il riscaldamento non è per me, è per te. Ma io non riesco a arrivare quel piede. Vai. Io non riesco. 2. Non l'hai fatto bene. Attaccati. Dove sei forte, eh? Fammi vedere come arrivi giù. Quella è la spaccata?
non è quella. Rimani qua, capito? Non ti muovi, non ti muovi. Isabel, smettila. Guarda, devi essere qua. Alzati, vai, comincia. Il balance è questo, l'hai capito? Non l'hai fatto. Se lo sai, vai giù e fallo ancora. Dai, spinge qua. Cosa c'è, Isabel? Mettiti dura quando ti alzi, dura. Perché sei troppo molla, hai capito, Lily? I ginocchi non così, sei sempre così. Ancora una. Sulle mani. Ancora uno, l'ultimo. Vai, sulle mani. Sì, lo fai bene. Ricominci se ti fermi. Ma dopo 24 è il 25, non 26. Amore, vuoi fare 50? Ti sto guardando, Isabel, lo sai? 19, 20, ancora 10, 1. Dicevamo, commentavamo un po' con sì. Ghisi, l'allenamento è duro. Va fatto tutti i giorni. Tutti i giorni. Come si suol dire, sennò viene la ruggine. Sennò viene la ruggine. Comunque sì. La vita del circo mi viene da dire che è veramente una vita faticosa. È faticosa, però si passa. Così la giornata che si inizia al mattino, alla sera viene in un attimo. Non si fa nessuna fatica. Cioè, non ci si annoia mai, sicuramente. No, mai. Io volevo chiedere a Brian se anche lui si allenava così sin da piccolo. Tutti i giorni. Beh, io sono stato più fortunato, la verità, vedi? Perché ho frequentato l'Accademia del Circo, che si trova a Verona. Ho fatto un corso di 5 anni e quindi ho avuto questa fortuna dove avevo degli insegnanti, dei maestri molto bravi che mi hanno insegnato tutto qui. Tu ci dicevi l'altra volta che tieni molto allo studio delle tue bambine, ci tieni che loro siano serie, no, nei loro compiti, nel loro studio, e conciliare allenamento e studio per loro è faticoso. Beh, però questa è anche un'educazione di vita, si può dire, no? E quindi è giusto che sia così. Se si vuole qualcosa bisogna sudare per averlo, altrimenti sarebbe troppo facile. E allora continuiamo così, queste sono piccole prove, poi verranno le grandi prove e verranno le scuole più grandi, quindi così è la vita e cerchiamo di farlo bene. Arianna, Brian sì. E Kinneret ci devono lasciare perché li aspettano in pista, perché il circo va avanti e loro non possono fermarsi purtroppo tutto il nostro tempo. Grazie Brian, grazie voi, Kinneret. Ciao, grazie, io vorrei augurarvi che tutto vada al meglio, ma mi avete detto che non si può dire in televisione la parola che usate, per cui la sapete, facciamo finta che io ve l'abbia detta. Grazie mille. Ciao. Andate. Io scappo, ciao. Andate pure. Prego, Brian, vai. Vai. Il microfono, passiamolo a Isabel. Allora, ho visto che sei brava nel filmato, Isabel. È faticoso fare quegli allenamenti? Un po'. Mm? Un po' faticoso? E che cosa ti piacerebbe diventare? Una trapezista, una cavallerizza, una clown? No. Cavallerizza. Andare sui cavalli? Sì. E le altre sorelline? E Michelle? Michelle? Io vorrei fare la trapezista. La trapezista? E non c'è paura di arrampicarti fin lassù? No. E Lilian, fatti vedere, non ti nascondere. Avvicinati. Dovresti fare così grande? La? Ci vuoi pensare un attimo? La cavallerizza pure Lilian. Allora, due cavallerizze e una trapezista. Arianna, tu da grande che farai nel circo? Io nel circo, essendo legata, cioè proprio un ciocco di legno, quindi non ho una grande agilità, non ho un grande equilibrio. Che posso fare, zia Ghisi? Niente. Come? Nel circo tutto è possibile. Posso fare lo zucchero filato io? Anche quello. Io faccio lo zucchero filato, lo serve serato. Anche quello. Infatti quello voglio fare. Sai che si commentava un po' le cose che dicevano le bambine. Le bambine, dicevo, che la seconda è molto portata, sì. Forse verranno anche le altre, però la seconda Michelle, è molto portata. Che vuole fare la trapezista. Sì, lei sicuramente riuscirà, perché ha voglia. E quello che conta molto nel circo è la voglia di fare. Sì. E invece volevo sentire anche il nonno Elio, perché
Noi notiamo molto la parte fatica, no? Ci sembra duro, bisogna allenarsi, fare tutto il giorno. E Brian ci ha detto, così funziona, no? Così è la vita. E c'è questo un po' anche lo spirito del circo? Ma io penso quello che ha detto Brian è una cosa molto saggia. La vita è fatta come una scala. Più piano la percorri, più arrivi sopra la scala e dopo... nella vita vai sempre più in alto, c'è sempre qualcosa da scoprire. Se tu raggiungi la scala sopra immediatamente, poi non c'è più niente. Ecco il motivo che i ragazzi di oggi si portano a fumare, a drogarsi. Insomma, nel nostro mestiere, almeno nell'ambiente del circo, nella nostra famiglia, crediamo molto in questi valori che ci sono. Ci sono dei valori, innanzitutto. Le porto un paragone, io mia mamma che ci segue ha 90 anni e mia mamma, il mio padre è mancato molti anni fa, però io vedo che rimane sempre con noi, percepisco che mia mamma non è sola, ma gli siamo tutti attorno. Ad esempio abitiamo tutti nelle roulotte, solitamente in una famiglia normale si va a trovare la mamma la domenica, si va dalla mamma e si mangia tutti assieme. Da noi non è così, da noi al mattino alle 8 siamo tutti nell'abitazione di mia mamma, facciamo colazione con lei, tutto il giorno nipoti, figli, tutti i circensi, diciamo che è il checkpoint del circo, l'abitazione di mia mamma. Passano tutti a dargli il buongiorno e dopodiché si svolgono gli spettacoli, mia mamma scende, vede, esamina gli spettacoli, ha un occhio molto clinico, ci dice dei consigli molto molto validi che noi eseguiamo naturalmente, perché poi constatiamo che ciò che ha detto è così veramente. Poi verso sera, e quando termino l'ultimo spettacolo, verso mezzanotte, lei ci dice andate a letto che io sono stanca. E non solo, una delle nostre nipoti a turni dorme con mia mamma, quindi la solitudine mia mamma non la sente proprio. Questa è la famiglia Casartelli. E questa è la risposta degli ospiti che abbiamo qui in studio. Ghisi, la settimana scorsa non ci siamo potute conoscere perché eri a Monte Carlo per questo grande evento del circo e c'era la mamma. Sì, l'abbiamo portata, con me. Cioè, a 90 anni lei viaggia, viene con viaggia voi. Viaggia con noi, con la sua carrozzina, sì, la portiamo. Ehi. Lei ci tiene poi a vedere lo spettacolo, fa le sue critiche. No, questo non mi piace, sì, questo va bene, questo non va bene. E voi effettivamente cambiate, cioè, le cose se lei vi dice di cambiarle? Sì, perché lei se ne intende molto, eh. Ha un'esperienza di vita e familiare, da dove arriva mia mamma. Ma tu nel circo in questo momento ti occupi di cosa? Mi occupo un pochino di tutto, quello che serve. Quello che serve, compresi i meravigliosi costumi. Costumi, quello che serve, non so. Dove mi chiamano, io arrivo. Ecco, allora, in questo caso ti hanno chiamato in una sartoria? Beh, nella sartoria sono parecchi anni che la faccio. Parecchi anni. E allora noi siamo entrati con le nostre telecamere e ti abbiamo visto un po' all'opera. Ah sì? Sì, così poi ci racconti. Va bene, vediamo allora. Il lavoro della sartoria non si ferma mai. Si tengono in ordine i costumi dello spettacolo e se ne realizzano sempre di nuovi. Pola! Sei qui? Facendo, perché siamo un po' in ritardo con i costumi. Lo so signora, e allora questo modello è questo modello, ma dobbiamo darci più da fare perché i costumi sono tanti. E fammi un po' vedere cosa hai fatto, perché guarda che se non mi piace dovrei rifarli, facciamo una prova. Comunque per quando sarà pronto per poterlo vedere? No, devi metterci la stecche e diverto così questo costume. Ah, ecco, già si vede qualcosina, vedi? Sì, il modello mi piace, fatto molto bene. Sì, quello è bello, però il problema è che non posso metterci troppa roba. Troppa roba perché come sennò divertono sulle fasce dopo si... Sì, sì, questo è. Facciamo una quello prova. Quello che ha fatto non mi è piaciuto, beh. No, una prova, poi decidiamo il da farsi. Sì, sì. Perché a me piace le cose fatte bene. Sì, lo so, no, sicuro. Sì. No, io ti dico perché noi insomma... Allora, entro un paio di giorni deve essere pronto uno, perché dobbiamo vedere. E le divise degli operai, quando me le fai? Divise? Quelle degli operai rosse. Le facciamo in estate, signora. No, io vorrei che finisci queste e mi fai le divise. Almeno che io ne veda una, come stanno.
a voi vedere una. Va bene, facciamo vedere com'è. Poi mi piace anche questa divisa qui, guarda, questa qui, il modello di questa di Braia, vieni a vedere. Questo modello, sì, arrivo. Lasciami che sto lavorando. Sì. Non sto facendo altre cose, vedi? No, ma questo modello, signora, di Braia. Quella sì, quella è buona. Però guarda, il problema di operare è che questo si rovina subito. Si rovina, sì. A concerniera come questo, signora. Vedi questo, molto bello questo, guarda. Anche questo l'ha fatto la signora, molto bello. Mi piace tanto. Così come sono questi, sì, concerniera attaccata. Questo già mi piace di più, vedi? Vedi che è un bel modellino, con tutti i suoi ricami. Sì, fare 10. Sì. Prendi le misure bene, sì, e poi ne facciamo diversa. Per il maestro. Sì, ma cerchi una stoffa più, perché questa si è rovinata troppo presto. Beh, guarda, certo, come sono consumati. No, dobbiamo anche farlo, sì, anche perché ci vuole per il finale. Sì. Ci vuole, sì, questa stoffa qua. Stoffa, quando arriva? Un paio di giorni? Sì, da 22. Fra un paio di giorni arriva la stoffa, così facciamo tempo a far tutto. La stoffa non può essere una stoffa qualsiasi, vero? La cerchiamo, che sia un po' elastica. Deve essere un po' elastica, sì. Anche particolarmente resistente, immagino. Beh, perché si lava parecchio. Si lava parecchio, ma si stressa anche parecchio, perché comunque... Ne facciamo in continuazione di costumi, sì, sì. Ma prima di occuparsi dei costumi, le prime cose che ha fatto al circo, quali sono state? Prima il lavoro, lo spettacolo. Quando ero bambina allo spettacolo. E che ruolo? Che specialità? Quello che fanno le mie nipoti adesso. Quindi l'allenamento. Tutto, al circo si fa tutto. Si impara a far tutto. E poi, essendo una, anzi, penso di essere la più anziana adesso, all'infuori di mia mamma, in famiglia. Insomma, quello che c'è da fare si fa. E invece com'è essere genitori? Perché Ghisi ha due... Perché è la cosa più difficile che c'è. Ecco, grazie, perché io da mamma non trovo consolazione a questa domanda, tanto, perché tanto tutti rispondono così, circo, non circo, niente. Questa è la più difficile. Ma che perché c'è. È così difficile? Non lo so, sarà il mondo di oggi, che corre troppo svelto, e i ragazzi corrono, vogliono arrampicarsi, dove? Non lo so, sta qui giù, le cose più buone. Due figlie, vero? Due femmine. Due femmine che vivono nel circo? Sì, una è sposata e l'altra è qui con me, però momentaneamente non lavora perché si è operata un ginocchio, allora... Ma quindi anche vivere tutti insieme, come ci raccontava, sì, Elio, però comunque poi certe cose, diciamo, no? Lei dice... Alla spicciolata sono tutte uguali, eh? Mm. Sì. Cioè certi istinti per cui l'indipendenza, l'autonomia, anche se si cresce tutti insieme... Nel circo ce n'è meno, eh? Molto, molto meno che fuori. Sì. Si è più a contatto perché si vive a contatto, no? Ognuno nella sua roulotte, però vis-à-vis. Non è come la casa, che uno sta a 3 chilometri, l'altro a 50. Sì. Lì si vive tutti lì. Ci si vede, ci si consiglia, si fa. Però con i figli è sempre più difficile. Ma c'è spazio e tempo, forse, per l'affettività, per le coccole, perché magari bisogna lavorare, ci si deve allenare, no? Si è tutti vicini, ma... No, direi che da noi ce ne sono di più, molto di più. Io vedo, insomma, abbiamo anche gente che si è fermata, gente di circo che si è fermata e ha cambiato un pochino il carattere. Da noi è differente, molto meglio. Come il fatto di affettività, Sì, i bambini crescono più a contatto con i genitori, con tutto, fanno più fatica a uscire dal cancello, noi diciamo. E quelli che si sono fermati, che hanno cambiato il carattere, come sono diventati? Beh, c'è chi è cambiato e chi invece ha preso anche il marito, la moglie, e l'ha portata dentro da noi. Da voi. Sì, sì. La famiglia fa tanto, Sì, racchiude quei valori che si vanno perdendo. Qual è la cosa più importante che... vorresti che le tue nipotine imparassero, sapessero? Noi ce lo auguriamo, ma io penso di sì, perché la famiglia è molto... sono curate molto bene, sia dal papà che dalla mamma, sì. Sì, sì. Beh, poi magari qualche pecorella
può perdersi, no? Un pochino, no? Però non credo. Però tutti sempre mi sembra pronti a accoglierla o comunque a recuperarla. E torniamo Antonio. Guarda che ci sono le piccole, i piccoli e il nonno. Infatti io volevo approfittare della presenza del nonno, perché quello che tu chiedevi a Ghisi Casartelli, come fare la mamma in un circo, in una famiglia di circense, io approfitto di Elio per chiedergli come fare il nonno invece in una famiglia di circensi. Ma diciamo che fare il nonno è molto più semplice che fare il genitore. Io penso che il mestiere più difficile sia fare il genitore, perché innanzitutto quando tu diventi genitore hai una certa età, sei ancora giovane, ti dedichi molto al lavoro e pochissimo tempo a quello che sono i figli. Dopo passano gli anni, ti sei accorto di questo, che tu hai dato poco ai figli e cerchi di dargli di più ai nipoti. E in questo momento veramente, anche se il tempo è poco, ma cerco il poco tempo che ho a disposizione di dedicarlo molto ai nipoti. Infatti alcune volte mi chiedo, nonno ci porti là, e io cerco nei limiti del possibile di accondiscendere alle loro voglie che hanno. Io non so, Arianna, se si riesce a vedere attraverso la telecamera, ma sono tutte e quattro abbracciati al nonno Elio, quindi questo dà l'idea di che rapporto che hanno con il nonno. Io ho 8 nipoti. 8 nipoti? Ce ne mancano 4 qua. Io ne ho 8, quindi la famiglia Casartelli continuerà. Sì, abbiamo 4 femmine e 4 maschi, nipoti. Quindi porteremo avanti ancora il nome del Circo Medrano, ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo tutti. Allora la vita quotidiana qui al Circo Medrano per la famiglia Casartelli è fatta anche di imprevisti. Per esempio, guardate questo imprevisto che è successo alla roulotte, al camper, ma ripeto, diceva prima Ghisi, non è una casa normale. Per me è molto meglio di tante case che ho visto io in vita mia, questa roulotte bellissima. Però succedono gli imprevisti, si rompe una serratura e allora non è che si può aspettare, chiamare un fabbro che arrivi. No, bisogna fare tutto subito cotto e mangiato. Guardate cosa ha fatto Brian. Brian, che dici se vai a aggiustare il perno che si è rotto? Così io vado a prendere le bambine a scuola. Proprio oggi? Proprio oggi, sì. C'ho la Juve. Dai, vai a prendere. Sì, esiste. Io vado. Salve, c'è qualcuno? Eccoci qua. Oh. Questo è il pezzo. Un metro, no, più di me. No, io quasi un metro. No, poco. Ha visto come l'altra sanità? La serratura della roulotte di Brian e Kinneret si è rotta e non c'è tempo per aspettare che arrivi il pezzo di ricambio. Bisogna trovare una soluzione alternativa prima della partenza. Un artigiano realizzerà il pezzo necessario a riparare la serratura. Così riesce lei a farlo così com'è? La sposto leggermente, lo inclina un pochino. Lo inclina un pochino. Il fatto è che non lo posso inclinare, perché questo lo prendo qui sulla facciata, ma rimane dritto per dritto. Facciamolo dritto. Facciamo dritto per dritto. Poi vedo io. Si vede quando si rompe un ferro, anche una plastica, no? Rimane il pezzettino più grosso per il cavo suo, no? Il cavo era quello. Mi riusciresti a fare il buco così, poi non devo più toccarlo io, sennò magari lo faccio storto e vado a rovinare tutto il lavoro che hai fatto. Mi dispiace. A posto? Ciao, alla prossima. Mi ha fatto fare la porta, adesso sembra che va bene. Adesso provo a rimontare, vediamo se ci siamo. Questo era il pezzo, vedi? Era dentro, faceva da ingranaggio, da perno, capito? Adesso l'abbiamo cambiato,
Guarda, perfetta. Prova a chiudere. Si apre più? È rimasta chiusa dentro. Ingegnarsi. Bisogna, sempre, specialmente nel circo bisogna ingegnarsi molto. E mi sembra che Brian sia uno di quelli proprio molto ingegnosi. Brian è bravissimo e anche molto attivo. Sì, sì. Ci tiene molto alla sua roulotte e anche al circo, all'infuori dello spettacolo, quello che serve, lui corre. Bisogna fare. Ma sì. Prima accennavamo alle case, quelle ferme, sì. Perché voi avete anche sì, una casa sì. ferma. Sì. Com'è quando tornate lì dopo aver viaggiato tanto sulla casa Beh, che si magari muove? Il primo giorno, due giorni si sta bene. Ah, come si sta bene? Poi cominciamo a guardarci in giro un pochino. Una solitudine, una cosa fredda. È meglio tornare a casa. Meglio tornare a casa, sì. Quella casa che quando guardi dalla finestra trovi sì, si ha trovi contatto tutti. Con la gente, è diverso, troppo diverso. Sì, è giusto averla una casa perché in certi momenti magari uno non sta bene, va a casa, si riposa. Ecco, specialmente i bambini, quando fanno l'ultimo mese di scuola, che vanno a fare gli esami, allora lì vanno a casa. Allora si usufruisce. Come? Si usufruisce la casa. Sì, no, poco. Quello è il tempo della casa. Sì, sì, sì. Vediamo, chiediamo a loro, Antonio, com'è allora, piccole, Isabel, Michelle, Liliane, com'è per voi la casa, quella che non si muove? Isabel, chiede a Arianna com'è la casa, quella che non si muove, quella che avete a Verona, a Bussolengo. Adesso dirà, io sto dalla nonna. Io... per me è diverso. È diversa? Perché non ti muovi, poi è un po' più grande, ci sono le scale. È grande. Però. È grande, beh, cioè, è grande. Arianna, adesso sono convinto che con Isabel realizziamo anche il nostro sogno, perché il mio e il tuo sogno è quello di... Facciamo un tour qui della casa invece mobile... della roulotte gigante che hanno Brian e Kinneret Casartelli. Isabel, ce la presenti un po'? Facciamo questo giro per i nostri amici e le amiche a casa? Ok. Allora, andiamo di qua? Sì. Allora, qui che cos'è? Che cosa abbiamo qua? Qua c'è la cucina. Girati se no non ti vedo. Allora, qua c'è la cucina. Isabel, c'è la cucina e... Qual è la stanza più bella per te? Quella che ti piace di più? E la mia cameretta. Adesso non vedo l'ora di vederla. Vai, allora, quella è la cucina, l'abbiamo vista. Poi, dove ci porti? Andiamo avanti. E poi qua c'è la cameretta di mia mamma e mio papà. Possiamo entrare? La camera degli sposi, la camera di mamma e papà. Sposi, sì. Bellissima, veramente bella. Non so se riuscite a vedere bene, veramente bella. Corriamo veloci a vedere la tua cameretta, visto che è bella. Aspetta un attimo. Vai. Andiamo a vedere la cameretta delle tre principesse. Eccola qua. Vai Isabel, ti lascio il cameraman tutto tuo. Qua è la mia cameretta. Col letto a castello. Allora, qua sopra dormo io. E qua invece dorme mia sorella media di qua. E invece quella più piccola di là. Una testa, una piedi. Una testa e una piedi è bellissimo. Chi si ride? Però è una di quelle cose che io facevo con mio cugino. E invece quando vogliono stare un pochino più larghi, dico, mamma, oggi vogliamo dormire nel lettone. Allora si apre un letto grande lì in salotto e dormono lì. Ah, quindi se uno vuole stare più sì, largo. Sì, però sì. È bello invece questo contatto che dei bambini che riescono a stare insieme così. E per nonno Elio com'è la casa, quella che non si muove? Lo chiedo un po' a lui. Chiediamoglielo un po'. Allora... Noi abbiamo tutti la casa, ma non ci abitiamo mai. A volte capita che arriviamo a Verona o a Bussolengo, abbiamo la sede a Bussolengo, ma diciamo che io personalmente non ci vado mai. Mi trovo spesso in viaggio, e viaggio molto, in hotel naturalmente, però non è che mi trovo troppo bene. Preferisco anche fare molti chilometri se sono fuori per lavori, ma ritornare a casa la sera, perché le nostre abitazioni... Sono piccole, ma hanno tanto calore, il calore della famiglia. Ma voi avete fatto anche i conti, non so, vi siete educati a tenere non tante cose,
Perché, oppure no, c'è posto per tante, c'è spazio, no, per tante, no, cose. Spazio ce n'è. C'è? Sì, voglia, la stagione, benissimo, tante cose, sì. Quindi non avete imparato, che ne so, a tenere solo le cose più necessarie, anche voi riuscite ad accumulare cose... A voglia! Come nelle nostre case, quindi che si muova o non si muova, una casa è sempre strapiena di cose. È una casa, è veramente una casa. È una roulotte chiamata casa. Ed una roulotte casa. Chiamata casa mi piace moltissimo, sì. come definizione. Antonio, succede? Arianna, ho visto... c'è direi un nuovo ingresso, come sì. si dice nei programmi, quelli diversi da noi. Là, non è una new entry perché l'abbiamo già vista nel primo sì. filmato, che è nonna Belita. Benvenuta! Che, per chi si fosse sintonizzato adesso, è la mamma di Kinneret, quindi la nonna di Isabel, Michelle e Lillian, che è venuta apposta per la festa di Isabel che si farà domani per il suo nono compleanno. Benvenuta. Buonasera. Nonna Belita. Nonna Belita, sì. Buonasera. Anche lei era una circense? Sì, era o è una circense? Sono sempre. Quindi non si smette mai? No, mai. Ce l'abbiamo dentro. Che non cosa si faceva? Può cambiare. Che io cosa ero faceva? Acrobata anch'io sulle biciclette, poi quando mi sono sposata sul trampolino elastico, le bascule, insomma facciamo un po' di tutto abbiamo fatto, come tutti i circensi. E non le manca essere acrobata? Beh, in questo momento no, perché ho altre mansioni, sempre nel circo, diciamo, sono nonna, sono mamma, cucino per mio figlio, stiro, lavo, perciò è sempre però nell'ambito del circo. Adesso no, però è mancato. Quando, diciamo, ho smesso, mi è mancato per un po' di anni, questo sicuramente. Prima ho chiesto a nonno Elio che nonno è un nonno circense. Lei è una nonna circense che però non vede così tanto le sue nipotine come nonno Elio. No, lui ce l'ha vicino tutto l'anno. Io per vederle devo venire qua, perché Brian e Kinneret naturalmente lavorano sempre. A proposito di Brian e Kinneret che lavorano, che numero stanno facendo adesso Isabel, mamma e papà? Mia mamma e mio papà stanno facendo il numero africano. Numero africano. E che cos'è? Allora, è africano e loro... Stiamo vedendo le immagini, stiamo vedendo le immagini. Si vestono da africani e mia mamma e mio papà lavorano con gli animali, con tutti gli Perché animali. Perché papà è un domatore. Un domatore. Un domatore di animali. Un addestratore. Elio, questo numero, che tra l'altro io ho visto ed è molto carino, sì. Come nasce questa idea di questo numero africano? Ma diciamo che noi torniamo nelle città ogni 3 anni circa. 3 anni fa qui a Roma abbiamo fatto la fiaba di Aladino e c'erano degli altri animali e mio figlio ha avuto questa idea, cerchiamo di cambiare lo spettacolo e ci buttiamo sull'africano. Ha studiato le musiche, ha studiato i costumi, gli animali gli ha fatto fare qualche cosa di diverso e di conseguenza ha montato questa parodia africana. E secondo me piace, vedo che la gente percepisce molto bene e gli piace. A me è piaciuto, Arianna. Direi che è piaciuto anche qui nel nostro studio, però tra tutte queste meraviglie, tutto questo racconto di bellezza del circo e del nascere e vivere nel circo, la nonna Belita ha subito detto no, circense si resta sempre, non ero, lo sono e lo sarò per sempre, ma c'è anche una parte meno bella o brutta della vita al circo? Ghisi? Poi lo chiediamo anche a Elio e Belita. Beh, penso che quando qualcuno ci lascia sia una cosa che si spegne all'interno e per tanto tempo rimane. Quando qualcuno decide di andare via? No. Ah, proprio quando... Non c'è il ritorno. Quindi quello in realtà... Quella è una cosa che tocca molto nell'ambiente, tocca molto, sì. Lascia un vuoto molto difficile da colmare. Perché questo stare sempre... Questo succede a tutti. Perché si vive molto a contatto, molto, ed è difficile, no? Poi quello che c'è al circo, succede qualcosa così, allora uno si occupa anche magari della famiglia che manca, si cerca di dare un aiuto, una mano,
di aiutare, insomma. La cosa più bella del circo? Quella più bella di tutte? Dopo una vita al circo? Sono gli applausi, lo spettacolo. Quando c'è lo spettacolo, c'è tutto. Elio e Belita, due nonni e una zia, dati al circo, la stessa cosa. Cioè, le difficoltà o la cosa più brutta del circo e la più bella? Elio? Allora, la più brutta, sicuramente noi facciamo parte, viviamo all'aperto. Quando ci trasportiamo da una città all'altra, nelle varie intemperie, ad esempio noi la neve, per noi la neve è un pericolo, perché se crolla in tondone non possiamo fare nulla. Se c'è vento noi lo prendiamo, se piove, quando noi ci trasportiamo da una città all'altra abbiamo dei tempi da rispettare, che lo spettacolo deve avvenire il giorno dopo, e noi abbiamo determinate ore per poter montare, smontare la tenda e spostarci nell'altra città. E se dipende come il clima, queste situazioni noi purtroppo dobbiamo sopperirle, e anche se ci sono situazioni un po' disagiate, però purtroppo abbiamo dei tempi che dobbiamo rispettare. Queste sono delle problematiche non troppo belle. La più bella cosa del circo? La più bella cosa, l'ha detto mia sorella, gli applausi, quello ti ripagano di tutto. Poi quando c'è molta affluenza, come è il caso di qui a Roma, che abbiamo avuto molto successo, questo ci ripaga completamente di tutto. Vogliamo sentire anche nonna Belita. Arianna, ci abbiamo tempo? Sì, sì, sì. Velocemente, la cosa più bella e la cosa più brutta. Vabbè, la cosa più bella è che possiamo girare il mondo con il nostro lavoro. Siamo andati dappertutto, abbiamo visto tutte le nazioni possibili, a contatto con gente di tutte le nazioni. E la cosa più brutta, almeno per me, è stata una, che mio padre è morto sotto le grinfie di un leone. Tutto lì, quella è stata la cosa più brutta. Cose purtroppo che nel circo che succedono. Che accadono, certo, sì, che accadono nel circo. Elio, e quando invece un Casartelli decide di andare via? Quella domanda che chiedevo prima a Arianna. Di andare via dove? Di andare via, di lasciare il circo. Ma per il momento non è mai successo. Non è mai successo? Mi auguro che non succeda mai. Sarebbe una sconfitta di tutto ciò che abbiamo seminato, che hanno seminato i nostri nonni, mio padre. Speriamo che i nostri nipoti non commettano questo gravissimo errore. Intanto i nipoti sono molto, molto incuriositi da una cosa particolare, che è tutta d'oro, luccica. Ah, sì. È una statuetta decisamente particolare. Si chiama Clown d'Oro ed è molto prestigioso, perché è praticamente l'Oscar del circo. È come l'Oscar che si riceve al cinema, però del circo. E allora i piccoli sono andati a chiedere allo zio Davio, ma che cos'è questo Clown d'Oro? E lui ha raccontato appunto di cosa si tratta. Adesso anche noi godremo di questo racconto. Oggi non si prova. Cosa fate qua? Zodoro, ci vuoi raccontare la storia di Monte Carlo? Del Clown d'Oro. Di quando abbiamo vinto il Clown d'Oro? Sì. Nel 2007? Sì. Ma è lunga però, eh? Vabbè, noi abbiamo tempo. Avete tempo? Sì. Ma tutti volete questo? Sì. Venite con me? Dove andiamo? Andiamo a casa mia. Va bene? Venite con me, su, su. Venite qua, su. Allora, è iniziato tutto un pomeriggio di 5-6 anni fa. Il signor Pils, quello che organizza Monte Carlo, ha fatto un tour europeo ed è venuto a vedere lo spettacolo. Quando mi ha visto poi che io lavoravo con gli elefanti, è venuto a domandarmi se la mia famiglia, io e la mia famiglia, potevamo venire a Monte Carlo e partecipare al festival. A quel punto io ho subito detto sì, l'unica cosa che non avevamo i numeri preparati. Allora io gli ho spiegato, e la famiglia era un po' in Ungheria, un po' erano Rimini. Te ridi. Eh sì. E tu eri a Rimini. Io ero in Francia che lavoravo, era un po' difficile raggruppare il tutto e mettere su i numeri nuovi. C'era un grande progetto, l'organizzatore di Monte Carlo, signor Pils, cosa ha fatto? Ha visto che il progetto sulla carta era molto buono, quindi ha detto sì, senza vedere i numeri. E questo è il bello. Piano piano abbiamo costruito, finché siamo arrivati a Monte Carlo
con tutti i numeri pronti. Quanti animali avete portato? Abbiamo portato oltre 54, sono stati tanti animali, tanti. Come avete fatto a organizzare tutto il tempo? Abbiamo dovuto inventare i numeri, crearli. È stata brava la zia Ghisi, che ha fatto tutto, ha fatto. Ma poi qual è stato il numero che è piaciuto di più? Dei nostri numeri? Solo dei vostri? Beh, sinceramente sono piaciuti tutti. Però il numero che ha... piaciuto di più? Che è piaciuto di più... Alla gente, al pubblico e alla giuria, logicamente è stato il Passadue con Ingrid e Brian, che hanno vinto il Clon d'Oro. Ricordatevi che noi stiamo aspettando voi, che fate dei numeri belli, per poi partecipare a Monte Carlo. Io farò da grande, sai, con il numero come la Ingrid. Io invece da grande voglio fare la ballerina. No, io invece anche la fascia. No, l'ho detto io. Allora? Ma vedo il numero uguale che una vestito un... No, tanto non lo facciamo insieme. Io voglio fare le verticali. Cosa vuoi fare te? Le verticali. Portare il numero a Monte Carlo delle verticali. Bello. Molto bello. Io invece sto provando a fare le pantaloni bianchi senza con la maglietta nera. Ma allora ti devi fare un po' di culturismo, te caro, eh? Il Clown d'Oro, un premio prestigiosissimo. Ma è lì? Ma quanti ce ne sono lì da te? Ce ne sono due, Arianna, eccoli qua. Uno ce l'ha Isabel e un altro ce l'ha Michelle, perché Elio l'avete vinto due volte, giusto? Sì, la prima volta nel 1996, la seconda volta nel 2007. Questo, Arianna, sta a testimoniare che qui al Circo Casartelli Medrano le cose sono serie, perché questo qui, questo è il Clown d'Oro, è come l'Oscar per il circo. Certamente. È un premio prestigiosissimo. Certamente. E molto ambito. Ma soprattutto, allora, non esiste nessuna famiglia circense che ne abbia vinti due. Noi ne abbiamo vinti due, quindi è già... Per ora. Speriamo che i nostri giovani possano continuare la tradizione e vincere ancora qualcos'altro. E noi lo speriamo. Insieme a voi, dal circo ai leoni, vogliamo presentare a tutti voi la nostra famiglia di domani. Ghisi, due genitori, una nonna, 10 figli, un cane e 6 gatti, i leoni. Sa di nuovo andare a fare la spesa. Maremma santa, che faleata si fa oggi. Sono Luca, sono sposato con Anna Maria, ho 10 figli, 51 anni e abito a Prato. Mi chiamo Anna Maria, ho 52 anni, sono sposata con Luca e i miei figli sono Chiara, che è la maggiore, ha 29 anni, Sara, 25, Francesco, 23, Damiano, 22, io non me li ricordo per lei. Aspetta, povero babbo. Noemi, 20, Maria, 18, Pietro, 17, Simone, 15, Margherita, 14 e Miriam, 12. Esatto. Si fanno effetto anche a te 10 figli. Madonna. Circo, gli animali, le cose, ma 10 figli. Non ci siamo. Allora domani dobbiamo assolutamente seguire e conoscere di più la nostra famiglia Leoni. Intanto buon compleanno per domani a Ghisi, buon compleanno a Isabel per domani. E che dici, Michelle? Allora, dobbiamo salutarvi, siccome il presentatore ufficiale Gabriel è un po' emozionato, utilizziamo la riserva. Michelle, vai. Signori e signori, lo spettacolo è finito. Grazie, buonasera dal circo, dalla famiglia Casartelli del Circo Medrano. Ciao a tutti, grazie, buona festa Isabel, alla prossima settimana, grazie al nonno, grazie a Brian, a Kinnare, a Taghisi, a tutti voi. Grazie.